Ciao a tutti ragazzi, io sono Marinoschi, benvenuti o bentornati a seconda dei casi sul canale YouTube di KingdomGame.it. Oggi siamo in questo nuovissimo video per andare a vedere insieme le 5 curiosità da sapere assolutamente su Assassin's Creed Odyssey. Partiamo subito dalla prima che riguarda il carattere che decideremo di utilizzare per vivere questa avventura nell'antica Grecia. Come ben sapete, c'è la possibilità di prendere, di comunque vestire i panni di Alexios oppure di Cassandra. Essenzialmente si tratta di due personaggi differenti che tuttavia interpreteranno lo stesso protagonista. Sarà poi ai giocatori formare la personalità dell'alter ego mediante le scelte morali che verranno prese nel corso dei dialoghi e nelle diverse missioni. La seconda curiosità riguarda il capitolo vero e proprio. Come specificato da Ubisoft, ci troviamo dinanzi a un vero e proprio prequel della saga, motivo che giustifica l'assenza del credo degli assassini. Moltissimi giocatori non hanno digerito molto bene, diciamo, questa motivazione data dal publisher francese, tanto da non voler considerare Odyssey un degno capitolo della serie. Beh, come dargli torto? Alla fine ci troviamo davanti a un titolo che ha la denominazione di Assassin's Creed, però non ci sono gli assassini. Ma vabbè, dai, passiamoci su. La terza curiosità riguarda invece il mondo di Odyssey, un mondo immenso e pieno di attività da portare a termine, attività primarie, secondarie e opzionali. Ciò ha contribuito ad innalzare enormemente lo standard della longevità a cui la serie ci aveva abituati anni addietro. Quindi, senza dubbio, Assassin's Creed Odyssey è il capitolo più longevo della serie. Arriviamo adesso alla quarta curiosità. Non so ragazzi, ma siete stanchi di cavalcare sempre i soliti cavalli? Ubisoft ha deciso di porre rimedio anche a questa solita routine. Il team di sviluppo ha pensato bene di inserire anche gli unicorni, se avete capito bene. Potrete trovare in vendita questo animale mitologico presso alcuni rivenditori in una maniera completamente randomica. L'acquisto non sarà affatto economico, perché dovrete sborsare, pensate un po', ben 6.000 dracme greche. A sto punto forse meglio i cavalli, no? Arriviamo all'ultima curiosità, la quinta. Allora, nei precedenti Assassin's Creed, l'uccisione dei nemici portava al fatidico game over, ovvero alla desincronizzazione dall'animus. Questa volta non accadrà il tutto. Perché? Perché c'è stata l'introduzione delle taglie. Quindi la presenza di mercenari nell'antica Grecia, chiamati Mystios, insomma, era elevatissima. Detto ciò, i vostri assassini compiuti in bella vista non resteranno affatto impuniti o inosservati. No, 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 no. Perché cosa succederà? Dei mercenari si metteranno presto sulle vostre tracce, reclamando la vostra testa. È questo che accade. È una meccanica che mi sta davvero divertendo, insomma, personalmente parlando. Queste erano le 5 curiosità da sapere su Assassin's Creed Odyssey. Ce ne sono, secondo me, altre. Non so se un centinaio, però un'altra decina sicuramente. Scrivetele nei commenti, ragazzi, fatemi sapere e niente, ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto dal vostro Marinoschi. Ciao!